Buongiorno a tutti, in questo video mi occuperò della filosofia politica di Thomas Hobbes, o meglio della costruzione della scienza politica da parte del filosofo inglese Thomas Hobbes. Partiamo innanzitutto dal contesto socioculturale, particolarmente importante per capire dunque anche la proposta politica di Hobbes. Lo sviluppo degli stati moderni nell'Europa seicentesca, con le loro diverse disavventure, vicende, stimola la riflessione più politica, proponendo alla riflessione politica alcuni temi specifici da pensare, da approfondire: la forma dello Stato, le istituzioni statali, la natura del potere sovrano, il fondamento del potere sovrano, i suoi limiti anche, il rapporto tra i sudditi e il sovrano, il rapporto tra potere politico e potere religioso, e ancora le relazioni tra i diversi stati. Altri spunti di riflessione vengono dalla conoscenza di quei popoli selvaggi d'oltreoceano, che appunto vengono man mano scoperti in questi anni, di cui si conoscono forme di organizzazione sociale, regole di vita, consuetudini, che sono incomparabilmente lontane e diverse da quelle degli uomini europei. In continuità, inoltre, con le analisi tracciate dalla riflessione politica del Cinquecento, da autori come Machiavelli, ad esempio, emerge in questo periodo lo sforzo di fare della politica una vera scienza, cioè un insieme di conoscenze fondato in modo rigoroso, dotato di metodi di indagine e una struttura che siano scientifici, ecco, capaci quindi una scienza politica capace di affermare anche la propria autonomia rispetto al sapere teologico. In questo modo il pensiero politico si inserisce pienamente in quella linea di generale e più vasto processo di rinnovamento che abbiamo conosciuto come rivoluzione scientifica del secolo XVII. Quel rinnovamento che tende da un lato alla costruzione di un modello rigoroso di scienza, dall'altro, tende alla progressiva laicizzazione del sapere e alla separazione tra la sfera politica e la sfera religiosa. E si affermano allora teorie, che nel linguaggio politico-giuridico conosciamo con il termine di giusnaturalismo e contrattualismo. Il giusnaturalismo fa, riferimento, con sfumature diverse, all'esistenza di norme naturali, norme di diritto naturali, cioè di norme rispondenti ai principi della ragione e precedenti, anteriori a ogni legge emanata dallo Stato, anzi, su cui prevalgono anche in caso di contrasto. Il secondo, il contrattualismo, individua la genesi del potere statale in un tacito accordo, o tacito o anche espresso, tra gli individui, i quali, rinunciando ad un originario stato di natura in cui ciascuno è totalmente libero, padrone di sé e delle sue azioni, ecco, rinunciando a qualcosa dello stato di natura, gli individui danno vita a una società organizzata, cedendo, secondo diverse modalità, ciascuno il proprio potere a un soggetto soggetto terzo che rappresenta tutti gli individui, cioè il sovrano. In questa prospettiva il potere allora viene fatto derivare dal basso. Questo è molto importante perché scardina quel principio della derivazione dall'alto del potere che valeva fino ad adesso. Dalla concezione quindi del patto o del contratto sociale discendono quindi soluzioni politiche diverse, quella assolutistica ma anche quella liberale. Ispirate la assolutistica al principio del valore assoluto del potere sovrano.
Il modello liberale, invece, fondato sulla necessaria limitazione del potere. L'autorità, in ogni caso, perde il suo significato sacrale religioso con il contrattualismo, quel potere sacrale religioso attribuitogli dalla teoria dell'investitura divina, cioè il sovrano sarebbe tale perché investito direttamente da Dio del suo potere e del suo ruolo. Allo sviluppo del pensiero politico seicentesco, allora contribuiscono in vario modo filosofi come Thomas Hobbes, Baruch Spinoza e John Locke. Ci occupiamo allora in questo video del primo, di Thomas Hobbes, un filosofo inglese che mette al centro della sua riflessione, principalmente i temi politici, i temi della politica. Il pensiero politico di Hobbes, matura contemporaneamente alle vicende contrastate dell'Inghilterra tra gli anni 20 e gli anni 60 del secolo XVII, del Seicento. Questo è un periodo che vede lo scontro tra Carlo I Stuart e il Parlamento e poi lo scoppio della guerra civile, dove le divisioni politico-istituzionali tra i fautori del re e i fautori del Parlamento, dove queste lacerazioni e divisioni si intrecciano anche alle divisioni religiose tra i seguaci della Chiesa anglicana e i gruppi puritani. E poi questo è un periodo dagli anni 20 agli anni 60 del Seicento che vede la condanna del re e la proclamazione della Repubblica nel 1649 e ancora il governo di Oliver Cromwell e poi il ripristino della monarchia con l'ascesa al trono di Carlo II Stuart nel 1660. Iniziamo allora con alcuni cenni sulla vita di Hobbes. Thomas Hobbes nasce a Malmesbury, in Inghilterra, nel 1588. È l'anno della vittoria inglese sull'invincibile, armata spagnola. Dopo aver compiuto gli studi filosofici a Oxford, diventa precettore presso la potente famiglia Cavendish, sono conti di Devonshire, e Hobbes si dedica quindi allo studio dei classici greci e latini. Attorno agli anni 30 del 600, gli interessi di Hobbes si dirigono soprattutto alla scienza e nel corso di un viaggio che compie nel continente nel 1634, passa anche per Arcetri, dove incontra Galilei. Quindi va a Parigi e lì incontra i cartesiani, entra in contatto con i cartesiani, studia la filosofia di Cartesio. Da queste esperienze intellettuali, Hobbes matura la convinzione, di poter costruire, una scienza politica su basi meccanicistiche. E proprio a questo fine progetta la sua grande opera filosofica. Nel 1640, mentre in Inghilterra si verificano e si acuiscono le tensioni tra la monarchia e il Parlamento, Hobbes si trasferisce in Francia, spaventato, anche timoroso che le sue posizioni favorevoli alla monarchia assoluta e che i suoi rapporti con ambienti nobiliari vicino agli Stuart teme che tutto ciò possa metterlo in difficoltà. Quindi Francia partecipa attivamente alla vita culturale parigina e contribuisce, tra l'altro, al dibattito proprio sulla metafisica cartesiana, presentando una serie di obiezioni molto profonde e molto ben argomentate alle meditazioni metafisiche di Cartesio.
obiezioni pubblicate tra l'altro come altri interventi di altri studiosi in appendice al testo delle meditazioni metafisiche. I suoi studi intanto si indirizzano verso i temi politici, anche sotto lo stimolo di ciò che sta avvenendo in Inghilterra. Alla fine del 1651, Hobbes decide di tornare in Inghilterra. Hobbes è un sostenitore dell'assolutismo, assolutismo come garanzia di pace, come garanzia di ordine, assolutismo visto come premessa, unica premessa della libera ricerca intellettuale. E allora Hobbes guarda con favore al governo autoritario di Cromwell, che intanto ha assunto i poteri dittatoriali e ha ristabilito l'autorità pubblica. Quindi, negli ultimi anni di vita, Hobbes ritorna allo studio dei classici e alla tenera età di 87 anni traduce in inglese i poemi omerici. Hobbes muore infine nel 1679, ormai 91enne. Trattiamo adesso gli elementi della scienza politica in Hobbes. Anche per Hobbes, come avviene per i maggiori pensatori della sua epoca, la filosofia non ha tanto un compito astratto, quanto un compito molto concreto, cioè procurare ciò che è utile agli uomini. Ma l'utilità a cui Hobbes si riferisce non riguarda tanto, come per altri pensatori, Cartesio ad esempio, il dominio, o Galilei, il dominio sulla natura, bensì la garanzia della sopravvivenza fisica, quella garanzia della sopravvivenza fisica che è messa in crisi nei momenti di tensione politico-sociale, di rottura rivoluzionaria. La filosofia deve garantire la possibilità di vivere in pace, che è la premessa necessaria alla libera, attività intellettuale. La filosofia quindi ha il dovere di individuare e ordinare scientificamente le regole secondo cui è possibile organizzare la vita umana sotto la guida di un potere efficace, di un potere sicuro, di un potere stabile, al di sopra delle parti, effettivamente, in grado di mantenere la pace sociale. In altre parole, secondo Hobbes, può trattarsi soltanto, per quel che riguarda questo tipo di potere, di un potere assoluto. In altre parole, la filosofia deve dare la forma di vera e propria scienza alla politica, elaborando una teoria del potere, sì, ma una teoria scientifica del potere. Ora, la domanda è: come è possibile fare della politica una scienza nel senso moderno del termine? Ecco, per riuscire a fare della politica una scienza nel senso moderno del termine, anche se secondo Hobbes è necessario innanzitutto richiamarsi a un modello meccanicistico della realtà, un modello meccanicistico già impiegato con profitto dai contemporanei di Hobbes nello studio della natura. Quindi, se vuole darsi un fondamento scientifico, se vuole darsi un fondamento rigoroso, se vuole darsi un fondamento sicuro, la nuova scienza politica deve partire da una concezione rigidamente meccanicistica della realtà, quella che abbiamo visto escludere dall'interpretazione della realtà elementi religiosi o teologici, e quindi quella che riduce la realtà a una serie di enti materiali che sono governati da leggi fisiche. Della costruzione di una scienza politica, Hobbes tratta inizialmente nel Decive e poi nel Leviatano, dove nel Leviatano, l'opera più celebre di Hobbes, riprende i temi dell'opera precedente. Se da un punto di vista
teorico, ecco, non ci sono mutamenti sostanziali tra il decive e il leviatano, però diverso è lo spirito che segna il leviatano, che è scritto in inglese e non in latino, mentre il decive è scritto in latino. Il leviatano presenta, ad esempio, toni appassionati e fa uso di una larga documentazione a sostegno delle tesi esposte, in modo da rendere l'opera fruibile anche al di fuori della ristretta cerchia degli studiosi e introdurre quest'opera nel dibattito politico in corso nella Repubblica di Cromwell. Rispetto al Decive, nel Leviatano appare una più incisiva volontà polemica, vis polemica, che si manifesta sia nella maggiore attenzione rivolta al problema del rapporto tra la Chiesa e lo Stato, sia nella aggiunta di una quarta parte dedicata al regno delle tenebre, cioè è una critica delle credenze religiose che sono assimilate alla magia, alla idolatria e alla superstizione. In ogni caso, sia dal Decive che dal Leviatano appare perfettamente in luce come il tema centrale della filosofia politica di Hobbes sia innanzitutto l'unità dello Stato, il valore primo e centrale che deve essere salvaguardato a ogni costo, contro l'anarchia e contro il disordine che sono prodotti dalla rivoluzione, vista come un fattore disgregante della società. Vengono così, ecco, in luce gli stretti legami tra la riflessione politica di Hobbes e le vicende dell'Inghilterra del tempo, quelle vicende che dell'Inghilterra del tempo che evidentemente Hobbes vive direttamente sulla propria pelle.